Al Salone del Libro si parla della Susa Moncinigio, che non è solo una corsa automobilistica che ha fatto la storia dell'automobilismo sportivo, è un evento che ha fatto la storia con la S maiuscola del Piemonte, dell'Italia, personaggi come Vincenzo Lancia, uno degli autori è Marco Canavoso. È una storia anche sociale, perché per Susa, per la Val Susa, questo evento è stato sempre importantissimo. Certo, è la storia di una valle nel bene e nel male, la storia di persone che nel bene e nel male hanno attraversato le strade di questa corsa, come dice anche Marino Bartoletti, che ci ha onorato della sua presentazione. C'è dietro un grande amore. E un gruppo di appassionati di cui tu fai parte l'ha fatta rivivere questa corsa, che ha appunto segnato la storia dell'automobilismo. Oggi cos'è la Susa Moncinisio per la Val Susa e per l'automobilismo sportivo italiano? Beh, non è più l'equivalente di un gran premio di Formula 1 come poteva essere le grandi corse in salita di inizio Novecento, il secolo breve come hanno chiamato gli storici. È una cosa importante, è un segnale della continuità, perché fra alti e bassi, due guerre mondiali, crisi con i francesi, alluvioni, comunque siamo arrivati a 120 anni dalla prima edizione. Questo è stato un importante cammino. Primo vincitore Vincenzo Lancia, ma i nomi sono tanti, ne facciamo qualcuno di quelli che diciamo sono nel libro d'oro di questa corsa. Sì, sembra di leggere, di ascoltare una vecchia canzone di Lucio Dalla, Borzacchini, Campari. Hanno corso tutti, hanno vinto molti dei più importanti. L'unico che manca, perché non riuscì a partecipare per un contrattempo, come segnalò Enzo Ferrari, è stato Tazio Nuvolari. Negli anni passati avete anche fatto una rievocazione della Susa Moncinisio sulle scale, quei tornanti bellissimi, impegnativi, proprio sotto la diga del Moncinisio. Oggi invece si parte da Susa e si percorrono i primi tornanti, sì, diciamo così. 5 chilometri. Sì, in realtà non è stata una rievocazione, è stata una gara vera e propria. Nel 2002, l'anno del centenario, si è svolta la gara sul percorso tradizionale il sabato e la domenica le scale. È stato veramente uno spettacolo, giornata di sole, gente abbarbicata su tutti i prati, è stato veramente uno spettacolo indimenticabile. Il futuro potrebbe essere quello lì. E l'anno scorso la soddisfazione di veder vincere un giovane pilota torinese, questo per voi è importante? Ah certo, anche perché vuol dire che le giovani leve crescono, l'entusiasmo dei ragazzi giovani cresce anche in un momento di oggettiva difficoltà finanziaria, perché la federazione non può obbligare delle macchine quasi di serie a mettere serbatoi di sicurezza che costano 3.000 euro, perché la gente si stufa e dice che non corre. Oppure proliferano le gare, diciamo, fra virgolette, abusive. Quest'anno appuntamento domenica 28 maggio, allora facciamo un appello a chi non ha mai visto la Susa Moncinisio a venirla a vedere, perché? Perché vede una serie di macchine, come anche sul libro, che difficilmente si vedono nella strada di tutti i giorni, si vedono piloti bravi e meno bravi, si vedono appassionati, gente che mette la tenda il giorno prima per essere in una postazione comoda, sperando che Giove Pluvio cominci a risparmiare un po' questa nostra regione. Grazie.